Bentornati amici, oggi vi voglio raccontare di una piccola disavventura che si è verificata durante il mio ultimo shooting. Prima che me ne dimentichi, vi invito a rimanere sintonizzati fino alla fine del video. Guardate attentamente questo video perché alla fine vi farò una domanda su quello che state vedendo. Bene, come vi ho detto nella puntata precedente, gli shooting quest'anno si stanno rivelando un pochino più complicati rispetto all'anno passato. Questo perché sta anche salendo il livello dei clienti che riusciamo a prendere e quindi abbiamo delle richieste più complicate da portare a termine. Nel caso particolare di questo shooting non si trattava di una richiesta complessa, tuttavia ci siamo trovati ad affrontare una situazione abbastanza complicata. Stavamo scattando con questo amico qui, di cui forse vi ho già parlato in altri video, comunque è possibile che ci saranno altri video in cui vedrete comparire strumentazione di questo tipo. Qui abbiamo una bellissima, secondo me, luce, che è la Godox SK400 versione 2. Stiamo parlando di una luce flash, stiamo parlando di un bel prodottino secondo me, perché qui come potete vedere abbiamo luce pilota, luce flash, è una luce che fa un po' tutto. Non solo, ma ha anche delle funzioni che sono molto molto carine, come per esempio ha la sua fotocellula e ha la possibilità di scattare in modalità slave. Questo significa che può essere attivato da un altro flash, dal lampo di un altro flash. Proprio qui è cascato l'asino durante questo shooting, vi spiego perché. Fondamentalmente la causa è il fatto che man mano che si va avanti ci si impigrisce. Questo vale per me, vale per voi, non nascondetevi dietro un dito, lo so che vi impigrite anche voi. Tutti quanti ci impigriamo, quindi il discorso è che per ottimizzare lo spazio all'interno dei nostri zaini si tende di volta in volta a preferire magari di lasciare a casa qualcosa che la volta precedente non si è utilizzato. Voglio farvi vedere questo simpatico giocattolino. Questo è il trigger della Godox. Questo qui è il device che si innesta sopra la nostra camera e che dovrebbe consentire di sincronizzare il lampo con tutti i flash della Godox, perlomeno, che sono allineati sullo stesso canale. Dico della Godox perché ovviamente se si lavora con flash di altri produttori potrebbe essere diverso, potrebbero non essere compatibili, quindi rimaniamo in casa Godox, rimaniamo in casa quello che state utilizzando voi, se è per quello, perché io uso Godox, ma se voi state usando Profoto o Newer o qualcos'altro, l'importante è che si cerchi di rimanere sulla stessa casa, perché così si massimizza la compatibilità. Ovviamente non è detto che ci sia compatibilità se si cerca di allineare due flash di produttori diversi o un trigger di terze parti. Con questo io da sempre faccio funzionare tutti i miei flash Godox, anche di modelli diversi, perché ho un AD400 Pro, ho un SQ400 versione 2, ho 4 SK400 versione 2. Questi flash coesistono tranquillamente nonostante siano molto diversi, perché la D400 è un flash wireless con la batteria, mentre gli altri sono tutti flash a filo, quindi sono molto diversi, sono usciti in tempi diversi, ma funzionano tutti perfettamente con questo piccolo device che costa un centinaio di euro e con cui mi sono sempre trovato benissimo. Ma qui casca l'asino, perché che cosa succede? Perché un bel momento uno dice: la volta scorsa non l'ho usato questo, non l'ho usato perché? Perché mi sono impigrito, perché ho dietro il mio speedlight, questo qui è lo speedlight standard di Canon, non è neanche il modello più potente che ci sia, anche perché ne sono usciti di diversi, questo ha tantissimi anni, l'ho preso un sacco di tempo fa, funziona ancora benissimo. Ovviamente questo è il 430EX2, 430 perché ha 43 di numero guida, riferito a ISO 100 ovviamente, è un ottimo flash, non va bene per fare tutto ovviamente, va bene per fare delle cose limitate in stanze piccole magari o con dei riflettori, dei modificatori particolari adattati sul fatto che è uno speedlight, quindi non ha una potenza esagerata, non è paragonabile all'SK400 come potenza. Però che cosa succede? Questo piccolo flash può essere utilizzato per far scattare l'SK400 in modalità slave. Per cui che cosa succede? Io metto il mio flash a slitta sulla fotocamera, lo metto con una potenza bassissima, lo metto a un 32esimo e quel 32esimo di solito è sufficiente a far scattare l'SK400 o qualunque altro flash io stia utilizzando, perché poi spesso e volentieri io ne uso più di uno. Mi è capitato più di una volta di avere magari 4 SK400 tutti in linea e scattano tutti insieme perché si sincronizzano con il lampo, quindi io con il mio piccolo speedlight posso comandare una batteria di luci veramente imponente. È una modalità bellissima questa,
fornita dal fatto che l'SK400 versione 2 ha la modalità slave. Quindi io posso dirgli di beccare il lampo tramite questa piccola fotocellula, posso dirgli di leggere i lampi di luce nella stanza e di andare a scattare quando leggono un lampo. Si tratta di un meccanismo di sincronizzazione abbastanza complesso, però assolutamente efficace. Infatti io fino ad ora, non avevo mai avuto problemi. Che cosa succede durante questo particolare shooting? Io sto scattando e vi faccio notare che quando comincio a scattare funziona tutto. Un certo momento io scatto, guardo l'anteprima, nero. Ok, il flash non ha scattato, è una cosa che succede. Ricordiamocelo, i flash hanno un tempo di buffer per ricaricarsi e quindi è possibile che non scattino. Per cui aspetto 2 secondi, scatto di nuovo nera. A questo punto comincio ad allarmarmi perché dico 5 secondi di tempo di buffer sono più che sufficienti per questi flash. Vi ricordo che l'SK402 non è un flash top di gamma, anzi è un flash da studio entry level. La stessa Godox lo dichiara, anche perché la politica di prezzo non lascia spazio a dubbi. Abbiamo dei flash che costano quasi 1000 euro e abbiamo dei flash che costano 150 euro. Il caso è quello dell'SK402, siamo sui 150-160 euro. Quindi non è assolutamente un flash top di gamma. Ciò nonostante è un flash che funziona, che dà degli ottimi risultati. Io mi sono sempre trovato bene con questo flash, non ho mai avuto problemi. Certo, se vogliamo fare delle raffiche a 12 frame al secondo, non è il flash per noi, assolutamente no. Questo è un flash che fa un lampo al secondo, massimo due, e dopo 2 lampi al secondo deve fermarsi per 3 secondi, quindi ha bisogno di un certo tempo di ricarica, però dopo 2 secondi si ricarica sempre, quindi 5 secondi di tempo di ricarica era decisamente un po' troppo. Quindi mi sono chiaramente allarmato per questa cosa, ho fatto un po' di prove e niente, non funzionava più. Addirittura io ho provato a fare questa cosa, mi sono detto, cerchiamo di capire dov'è il problema, si sarà guastata la fotocellula. Allora prendo il mio speedlight, lo speedlight ha la possibilità di lanciare un lampo pilota, quindi premendo questo bottone io gli posso dire che voglio fare un lampo di prova. Io metto il mio flash a contatto praticamente con la fotocellula e sparo. Niente, non funziona. A questo punto che cosa facciamo? Ovviamente io ho degli altri flash in macchina, quindi vado alla macchina, prendo un altro SK402, perché ne ho 4 in macchina, quindi vado a prenderne un altro, lo monto al posto di quello che sto utilizzando, fiducioso, e dico sì, ci sarà qualcosa che non va. Scatto e non funziona. Di nuovo foto nera. Cosa significa? Significa che il flash non ha scattato, perché io sto usando delle impostazioni tali per cui il mio flash sia sostanzialmente la main light che illumina tutta la scena, quindi se io scatto e il flash non parte, la foto viene completamente nera. Questa è una cosa che, fatemi sapere in un commento se vi interessa approfondire, è una cosa che si sa già, ci sono già altri video, ma se volete la mia versione di come funzionano i flash, lasciatemelo sapere in un commento. Che cosa succede quando 2 luci su 2 fanno cilecca? A questo punto sì, ne avevo addirittura un'altra in macchina, però 2 su 2, dico ok, qui c'è qualcosa che non funziona, che sia un problema dell'ambiente, che sia un problema di qualche, perché era un'autofficina, quindi con delle automobili, era uno shooting a tema automotive, quindi che ci sia un problema legato a qualcosa che sta succedendo qui dentro, perché oltretutto poco fa funzionavano, perché non funzionano più? Oltretutto i test del caso vogliono che si faccia la prova con il flash che si sta utilizzando, quindi io provo a fare il lampo pilota anche sulle luci flash Godox che sto utilizzando, e che cosa succede? Il lampo flash funziona. Quindi, ricapitolando, la lampadina non è rotta, lo speedlight scatta correttamente, quindi la sincronia con la camera c'è, nelle impostazioni della camera il lampo è attivato, il flash Godox è in modalità slave, quindi veramente non ci sono scuse. Come mai? Che cosa sta succedendo? A questo punto devo dire, grazie all'aiuto del personale dell'officina, che comunque mi stava supportando nello shooting, abbiamo trovato la soluzione, abbiamo svelato l'arcano. L'abbiamo svelato in un modo semplicissimo: uno dei ragazzi si è messo a coprire la fotocellula di uno dei flash con le mani, in quel momento io ho scattato e ha funzionato. A quel punto ci è venuta un'illuminazione e ci siamo detti, qui c'è qualcosa che interferisce, c'è qualcosa che gli impedisce di vedere il lampo. Ora, i soffitti erano molto alti, era un capannone industriale con i soffitti veramente molto alti e sostanzialmente era un tetto a vetri. Che cosa era successo? Mentre stavamo scattando era uscito il sole, mentre all'inizio era una giornata piovosa, a un certo punto della mattinata è venuto fuori un bel sole. Questo sole lanciato sopra questo tetto di vetri opachi, comunque non puliti, quindi non c'era luce diretta del sole, quindi si diffondeva bene, però la luce è aumentata a un livello tale che il sensore del flash Godox
probabilmente andava in saturazione e non leggeva più il lampo del mio speedlight. Questa è una cosa che non mi era mai capitata, perché quando io scatto in esterna non utilizzo l'SK402, ma utilizzo la D400 Pro, sempre di Godox, che è una luce da esterna, cioè funziona benissimo in interni, però è una luce senza fili, quindi è pensata per lavorare in esterna. Ovviamente lì la differenza tra una luce da interni e una luce da esterni si vede, e anche la differenza tra un flash da 140 euro e un flash da 800 euro. Adesso mi sembra che costi di meno, 640, quando la comprai io costava quasi 900 la D400 Pro, quindi l'ho pagata un sacco di soldi e li vale tutti, perché in esterna funziona meglio, ha una lettura più precisa di quelli che sono i lampi degli altri flash, mentre l'SK402, io non la sapevo questa cosa, in esterna non è assolutamente adatto, evidentemente, perché in modalità slave non funziona. Oddio, in realtà non è che non sia adatto, perché se voi non vi impigrite e usate il suo trigger, funziona. Il fatto di cercare di utilizzarla in modalità slave facendola attivare da altri flash vi provoca sicuramente dei problemi. Quindi come abbiamo risolto in soldoni? Abbiamo preso questo flash e abbiamo realizzato una copertura, praticamente gli abbiamo fatto una tettoia. Una cosa ridicola, vi viene da ridere ancora, abbiamo riso come dei matti, perché dopo l'imbarazzo di dire, cavolo ragazzi, dobbiamo trovare una soluzione perché sennò non riesco a portarvi a termine lo shooting, dopo quel momento di imbarazzo abbiamo detto, ok, prendiamo del velcro, prendiamo due stativi, io avevo delle clamp che avevo in macchina per gli stativi, quindi abbiamo clampato del velcro sopra e abbiamo fatto una tettoia sopra la fotocellula in maniera tale che il lampo arrivasse correttamente, perché velcro nero, quindi abbiamo messo un tetto nero, a quel punto il lampo dentro nel nero, la torcia lo rilevava benissimo. Quindi il problema era semplicemente questo. Ora, a fronte di tutta questa disavventura che vi ho voluto raccontare, perché intanto perché serve anche a me, perché facendo il video non me la dimenticherò mai più sta cosa. E, la mia memoria, sapete com'è, ti capita una roba, te la dimentichi, ma se fai il video invece te la ricordi, per cui approfittiamone. Inoltre questa cosa spero possa essere di aiuto anche a tutti quelli che mi stanno guardando. Se vi capita una cosa del genere, se il vostro flash smette di funzionare, innanzitutto non vi perdete d'animo. La prima cosa da fare, proprio primissima cosa da fare, è fare il lampo pilota. Perché se quello funziona, la lampadina non è rotta. Se quello non funziona, ragazzi, tanti saluti, la lampadina è fulminata. Sono cose che capitano, bisogna sempre avere delle lampadine di scorta dietro. Vengono anche forniti dei ricambi quando si comprano certi kit di luci. Quindi, per esempio, io avevo due lampadine di scorta dentro nel kit della Godox che ho acquistato. Non è tanto quello il problema. Il problema è quando il lampo funziona, quindi quando la lampadina funziona, ma c'è qualcosa che non va. In quei casi, quello che vi dico io è non vi perdete mai d'animo, perché il più delle volte il problema è un puzzle. Dovete solamente mettere il pezzo giusto nel posto giusto, quindi non ci si perde d'animo, si continua a lavorare, si trova una soluzione. Vi dico che noi abbiamo perso mezz'ora per risolvere questo problema, Questo per dirvi che non è stata una cosa indolore, non è che ho premuto due bottoni ed è andato tutto a posto da solo, è stata una cosa abbastanza complessa con tre persone che stavano lì a cercare di capire, a cercare di staccare altre cose, magari è questo macchinario che interferisce, magari sono i colleghi che lavorano di là con lo spazzolone che fanno interferenza. Abbiamo provato diverse cose prima di trovare la soluzione. Alla fine era semplicemente un problema di illuminazione, era una cosa che avevo sospettato, ma onestamente non lo reputavo possibile, non ci credevo, quindi l'ho tenuta per ultima come probabilità e la meno probabile si è rivelata quella giusta, quindi era esattamente così. Ora, lezione che io personalmente non dimenticherò più è che non uscirò più a fare foto senza il trigger, quello dedicato, perché questo se ne frega dell'illuminazione, questo manda un segnale che bypassa l'illuminazione ambientale, quindi d'ora in poi userò sicuramente questo e ovviamente vi consiglio di fare altrettanto. Però se per svariati motivi non ce l'avete dietro, non pensavate di usarlo ma avete una luce, una torcia flash in macchina e quindi la tirate fuori e volete usarla in modalità slave, anche se siete pigri e non avete avuto sbatti di portarvi il trigger che per la cronaca pesa meno di un cellulare, se siete stati pigri e non avete voluto portarvelo, a me poco cambia. Io vi dico solamente, ricordatevi che se non vi funziona più niente può essere dovuto all'illuminazione ambientale. Se state lavorando in modalità slave state molto attenti al soffitto, alla distanza del soffitto e a quanta luce viene dal soffitto, perché
perché se la luce che viene dall'alto è così forte che vi manda in saturazione il sensore sulla vostra torcia, il lampo non viene più letto. Questa ovviamente è una cosa che i produttori non ti dicono quando ti vendono un'apparecchiatura, perché non ci pensano neanche. Apparecchiatura da interni non era previsto che dovesse lavorare in un contesto di quel tipo. A me oltretutto piace mettere alla prova e tirare verso i limiti la mia strumentazione, quindi adesso io so, e sapete anche voi, che questa luce può funzionare anche in esterno. L'importante è schermare il sensore in maniera tale che il lampo venga letto contro una superficie che non sia bianco 100%. Bene, è arrivato il momento della domanda. Ragazzi, questo è il primo video che sto girando sulla Canon EOS R con il 24-105. Sto girando, per essere precisi, a 30 mm e sto girando in 4K. Sto girando in 4K online, ovviamente in formato log, quindi ci sarà anche della color da fare successivamente. Questo è il primo test che sto facendo con un setup che conosco e che mi è familiare. Quello che vi vorrei chiedere è, visto che quando starete guardando questo video sarà applicata la color che avrò fatto, eccetera, eccetera, e comunque è un 4K, quello che vi voglio chiedere è, voi da casa, la notate la differenza tra questo video e uno qualsiasi dei miei video precedenti? La notate la differenza di definizione? Notate cose particolari diverse rispetto a prima? Io cerco di replicare la stessa color che facevo prima, è un sistema abbastanza diverso, perché la M50 su cui giro abitualmente non ha il formato C-Log nativo, mentre questa camera ce l'ha, per cui il file di uscita è molto diverso. Oltretutto questo è un 4K, quindi è più ricco, ha più risoluzione, una gamma colori superiore. Quindi fatemi sapere giù in un commento se voi notate la differenza. Io vi dirò le mie opinioni quando farò il paragone tra questi due file d'uscita, tra queste due camere, però devo rodarla un pochino per avere un'opinione, per maturare un'opinione da raccontarvi, quindi per adesso mi interessa di più quello che pensate voi. E detto questo, io vi invito a questo punto a lasciare un like a questo video, perché se state usando un'attrezzatura Godox o comunque se scattate flash potrei avervi salvato la vita con questo video. Inoltre iscrivetevi a questo canale, perché io potrei salvarvi la vita svariate centinaia di volte se seguite tutti i contenuti che vado di volta in volta a buttare fuori. Signori, io vi do appuntamento al prossimo video.